Bene, adesso vi parlo delle pietà che hanno preceduto la pietà Rondanini. La prima che vi presento è questa, adesso ve la faccio vedere meglio, ed è la pietà vaticana, la pietà cosiddetta giovanile di Michelangelo. Ecco, questa scultura, pensate, è stata realizzata da Michelangelo fondamentalmente non più di 2 anni, dal 97 al 99 del 1400, 1497-1499, e aveva dunque 22-23 anni questo giovane. Allora, questa scultura fa parte, diciamo, delle sculture giovanili, è stata scolpita a Roma. Stiamo parlando del primo soggiorno romano di Michelangelo. Io dico sempre: Michelangelo, nella sua vita, fondamentalmente ha fatto il pendolare Firenze-Roma, Roma-Firenze, e questo è il primo spostamento giovanile di Michelangelo. Dopo che la sua formazione avvenne a Firenze, nella bottega del ghirlandaio, scusate, chiudo solo l'immagine, ecco, nella bottega, del ghirlandaio, poi si spostò imparando davvero il mestiere dello scultore nella bottega di Bertoldo di Giovanni, ed entra subito giovane nella cerchia e nella protezione di Lorenzo il Magnifico. Siamo negli anni, diciamo, dello splendore fiorentino sotto la guida politica di Lorenzo, detto il Magnifico. E voi sapete che a Firenze, 1494, avvenne uno sconvolgimento politico, perché in Italia arrivano le truppe del re francese Carlo VIII, i Medici vengono cacciati da Firenze e quindi anche Michelangelo, nel timore dei francesi, si sposta, ripara prima a Venezia, poi a Bologna e poi ecco che arriva a Roma. E arriva a Roma nel 96, stabilisce alcune relazioni amicali importanti nella Roma, ovviamente, che dei personaggi che a Roma contano, e diventa amico di un banchiere, un potentissimo banchiere, Jacopo Galli, e questo banchiere aveva rapporti con la curia romana, con molti cardinali, ed è proprio tramite questo aggancio che il giovane Michelangelo riesce ad avere una importantissima commissione da parte di un cardinale. Era il cardinale che faceva ambasciatore, era ambasciatore di Carlo VIII nella corte curiale romana, e dunque questo cardinale si chiamava Jean Bilard, commissiona a questo giovane promettente scultore, per una sua cappella privata in una chiesa, la chiesa di San Petronilla, una scultura. Ecco dunque che nasce questa straordinaria scultura, che poi nel 517, da questa cappella privata del cardinal Bilard, viene poi trasportata nella basilica. Allora era ancora un cantiere in costruzione, la basilica appunto di San Pietro, ed è la ragione per cui ancora oggi questa scultura si trova nella basilica di San Pietro, in una delle prime cappelle proprio all'ingresso a destra della basilica. È stata, voi sapete, questa scultura è anche
oggetto di un atto vandalico nel 1972, erano state praticamente distrutte molte parti di questa mano, adesso poi ve le faccio anche vedere nei dettagli, e questo tema della pietà, rapporto, come dicevo, madre-figlio, in una impostazione piramidale, come vedete, ma fondamentalmente di una costruzione in cui madre e figlio, che sostanzialmente, guardate, vi faccio vedere anche i dettagli, vedete questo viso giovanissimo di questa madre che più che madre sembra sorella, hanno probabilmente la stessa età, madre e figlio, ma insomma una pietà in cui in una toccante intimità madre e figlio si fondono quasi in un sostegno che diventa quasi abbraccio. Il corpo di Cristo, giovanissimo anche il suo corpo, che viene senza fatica, in grembo, seduta su una sporgenza, guardate dove si trova la Vergine. Si trova su, vedete questa parte qua, che è una sporgenza rocciosa, potrebbe essere l'equivalente anche qui, vedete, questa parte, diciamo, rocciosa, la sommità del Monte Calvario, ma adesso non sto adesso a spiegarvi davvero, perché il tema è la pietà Rondanini, però con questa impaginazione, diciamo, di una vergine seduta che tiene senza fatica questo corpo, diciamo, giovanile del figlio, in una finitezza estrema. Vedete che questa scultura giovanile ha una caratteristica che poi non troveremo più nella scultura di Michelangelo, che è quella della finitezza. Finitezza, lucidatura, levigatura e finitura a cera, dove si fondono, guardate, sia nel viso sia negli atteggiamenti, da una parte un naturalismo virtuosistico, e lo si vede soprattutto nella lavorazione dei panneggi, e vi assicuro che in questo lavoro, trattandosi di marmo, parlo da scultore, guardate anche questi panneggi svuotati, questo gioco. Troviamo dunque inevitabilmente, diciamo, un virtuosismo estremo, che ci porta anche ad una dimensione di naturalismo. Vediamo nella sua compiutezza, no? Due figure riconoscibili, naturalistiche, ma nello stesso tempo un superamento deciso, estremo anche del naturalismo, quindi una compresenza di naturalismo e nello stesso tempo di idealizzazione, perché il giovane Michelangelo arriva a Roma dopo la sua formazione, che è avvenuta a Firenze, sotto, come dicevo, la protezione di Lorenzo il Magnifico, ma anche di quella scuola neoplatonica di cui lo stesso Lorenzo il Magnifico ne faceva parte, che è appunto la scuola di Ficino, di Pico della Mirandola, cioè di quella filosofia, o meglio, di quella riscoperta di Platone, che in termini filosofici ci porta a parlare di neoplatonismo. Quindi
Quindi la matrice che si porta a Roma il giovane Michelangelo è questa fiorentina della scuola neoplatonica, e in questa scultura la troviamo evidentemente espressa proprio attraverso anche questo immediato gioco di scarto delle età. La figura della madre è una figura idealizzata, e sottolineo solo come atteggiamento, diciamo così, di uno sguardo consapevole, come amo dire, quello di portarvi a vedere questa mano, questo dito, perché proprio in questo questa mano aperta sta quasi a dire: guardate, questo è mio figlio. E allora, rispetto all'analisi poi, diciamo, iconologica di questa scultura, molte sono le tesi che si confrontano rispetto appunto al volto, ma anche ad una lettura che soprattutto in tradizione medievale viene vista come sposa di Cristo e non madre di Cristo, individuando nella figura della Vergine la Chiesa e dunque sposa di Cristo. Ma su queste cose ora non mi soffermo più di tanto, ma questa scultura è stata scolpita dopo che precedentemente, un anno prima, sempre a Roma, questa possiamo dire è il Bacco giovanile di Michelangelo, che precede forse di un anno la scultura della Pietà, quindi prima il Bacco, poi la Pietà, e poi Michelangelo, ecco qui vi volevo solo far vedere alcune immagini in bianco e nero. Tenete conto che questa scultura, torno un attimo indietro, questa scultura è l'unica ad essere firmata da Michelangelo, perché vedete che qui, proprio in questa tracolla, Michelangelo lascia, no, la sua firma. Si racconta perché qualcuno si era attribuito o voleva attribuirsi la paternità, allora dice: meglio che me la firmo, e così nessuno può mettere in discussione che questa l'ho fatta io. E dicevo, alcune immagini, guardate questo dettaglio del volto, che non è sofferente, anche qui un volto molto idealizzato del Cristo giovanissimo. Terminata questa scultura, Michelangelo ritorna a Firenze, e a Firenze si era insediata la Repubblica, prima quella di Savonarola e poi quella di Soderini. E quando arriva a Firenze, il gofraniere Soderini commissiona per conto della Repubblica una grande scultura a Michelangelo come simbolo delle virtù repubblicane, ed ecco che troviamo allora questo altro straordinario capolavoro della scultura giovanile di Michelangelo, che è il David. Non sto qui ora ovviamente a parlarvi del David, però questa attualmente nella versione proprio originale si trova nelle sale delle Accademie di Firenze. Anche qui virtuosismo naturalistico e idealizzazione, perché in questo gesto troviamo la stessa idealizzazione che c'è nella Pietà Vaticana, perché in questa scultura del David in qualche modo Michelangelo voleva celebrare le grandi virtù
della Repubblica, in questo gesto fiero di, che precede l'azione, di questo sguardo fiero, diciamo proprio così, le virtù della Repubblica Fiorentina. Senza soffermarmi, in carrellata velocissima, altri lavori di Michelangelo, e queste sono le sculture che Michelangelo realizza per quel grande progetto che gli viene commissionato quando praticamente Giulio II, il nuovo Papa, lo richiama a Roma, e siamo nel 506, commissionandogli inizialmente la sua grande tomba, diciamo, personale, la travagliatissima opera incompiuta, fondamentalmente incompiuta, grande travaglio per tutta la sua vita di Michelangelo, e abbiamo di questa tomba però alcuni, diciamo, alcune sculture che dovevano in qualche modo rientrare nel progetto originale, che era fondamentalmente quello di un grande tempio, che sono le cosiddette prigioni e gli schiavi. Si trovano in varie, al Louvre e anche nelle nell'Accademia di Firenze. Poi Michelangelo, che si è sempre ritenuto fondamentalmente scultore, per tutta la vita si è ritenuto fondamentalmente scultore, viene però chiamato anche sempre dal Papa Giulio II al grande progetto che è la volta della Sistina, e stiamo praticamente parlando 1508-1512, del progetto, del grande progetto della tomba di Giulio II, un frammento che poi è stato collocato in quella che è attualmente in San Pietro in Vincoli, la tomba di Giulio II, ormai costruita non più in termini spaziali, ma semplicemente come una grande parete, in cui al centro c'è la figura del grande profeta Mosè. Poi, dopo essere stato a Roma, Michelangelo, quando Papa diventa Leone X, famiglia dei Medici, grande dunque protettore anche di Michelangelo, Michelangelo può di nuovo ritornare a Firenze, i Medici nel frattempo sono ritornati a Firenze, e dunque ecco che troviamo nel suo secondo ritorno a Firenze tutte queste, questa grande installazione, perché di vera e propria installazione in questo senso di grande modernità, che sono le tombe medicee in San Lorenzo, con le figure allegoriche in modo circolare, il giorno e la notte, l'aurora e il crepuscolo, con le tombe dei Medici e via di seguito. Poi ritorno a Roma, e grande commissione, praticamente completamento della Cappella Sistina, con l'incarico di ridipingere, perché su questa parete vi erano affreschi quattrocenteschi, anche importanti, che Michelangelo fa demolire, e su questa grande parete sopra l'altare della cappella dipingerà questo straordinario affresco che è il Giudizio Universale. Tutto questo in rapida carrellata, per portarvi invece sul percorso che ci deve guidare in questo incontro, che è il tema della pietà, alla seconda grande pietà, che è quella,
cosiddetta Pietà Bandini. Di questo adesso vi parlerò.